sta per iniziare e va ora in onda la 38esima puntata di The Rock Band History, la rubrica a cura di e con Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui su Science Web Network. Puntata in onda tutti i giorni da lunedì 8 ottobre 2012 alla domenica 14 ottobre 2012, ogni giorno a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12 e alle ore 18, sempre rigorosamente orari italiani, CET, Set, Central European Time. E poi potrete riascoltare le puntate, anche questa, nel blog in www.sciencewebradio.net. Ciao a tutti cari amici, ben risintonizzati qui su Science Web Network con il vostro Gianluca, che vi dà il calorosissimo benvenuto come ogni volta a questa sua rubrica The Rock Band History, come avete sentito e naturalmente ormai conoscerete. E ringrazio tutti coloro che mi ascoltano. And so I want to thank you very much all the people coming out from Europe and all over the world. Thank you for being here with me and listen to me, and thank you for being here in www.sciencewebradio.net. And so let's go on in Italian. Quindi un caro saluto a tutti gli amici dall'estero e a tutti gli amici naturalmente in lingua inglese, ma che ci possono ascoltare in lingua italiana. Bene, siamo qui appunto con la nuova puntata che ci parlerà di una nuova rock band davvero grande, che ha fatto grande rock. Abbiamo parlato dei Queen veramente per un sacco di tempo, abbiamo dedicato ormai quasi due mesi, anche più, tutte le puntate estive diciamo, per questa mitica rock band che è stata grandiosa. E prima di loro abbiamo parlato appunto dei Dire Straits, della mitica triade, come dico sempre io, tra Led Zeppelin, che vi ricordo uscirà tra poco il film dedicato a loro il 17 ottobre, non perdiamocelo, anch'io andrò a vedermelo per la reunion. E poi anche i grandiosi Deep Purple e i Black Sabbath, che insieme appunto hanno fatto la triade con le Zeppelin di quello che io definisco il rock, la storia del rock, l'hard rock, nonché l'heavy metal. E questa volta parliamo di un altro gruppo, purtroppo cari amici scusatemi, sono sempre diciamo così nella zona inglese, britannica appunto, inglese del Regno Unito, nella specifica città di Londra, con un mitico gruppo che sono i White Snake. Ebbene, per parlare dei Whitesnake, quindi torniamo, come dicevo, alla Londra degli anni 70, fine anni 70, un po' ci avviciniamo a quell'inizio che era dei Dire Straits come periodo, e siamo nel 1977. I Whitesnake sono un gruppo musicale hard and heavy, quindi un po' sia hard rock and heavy metal, fondato nel 77, proprio a Londra, appunto. Il progetto musicale fu di David Coverdale, allo scopo di creare un sound davvero originale nel panorama del rock e nel contempo per realizzare appieno anche le idee musicali del carismatico cantante e naturalmente dotato di grandi abilità vocali, ex anche dei Deep Purple, ecco anche perché un po' tutti i vari gruppi si intersecano ed intrecciano tra di loro, come ho già detto in precedenza, anche parlando dei Deep Purple. C'è un vero e filo unico conduttore, diciamo, di tutte le varie intuizioni e composizioni con la band d'eccellenza, le sue dipendenti, reclutata poi da lui stesso di volta in volta. Coverdale richiamò a sé in varie fasi dell'origine, dalla formazione e la fondazione dei Whitesnake, diversi membri, specie dei Deep Purple appunto, fatta d'eccezione però del suo antagonista Ritchie Blackmore, naturalmente. Persuasi dal suo ambizioso progetto, gli ex Purple e numerosi altri strumentisti di primo ordine per quanto riguarda quel periodo si adattarono al ruolo di comprimari dietro alla verve compositiva del grande frontman quale Coverdale. Vi ricordo che appunto David Coverdale, nella fattispecie con i Whitesnake, l'ho visto per ben quattro volte,
quattro volte vuol dire parecchio, naturalmente in varie situazioni, e ve lo consiglio se avete modo, come ho già detto anche in precedenza, di avere la fortuna che appunto i Whitesnake siano in tournée, in tour, andateveli a vedere, perché come li ho già definiti sono davvero per eccellenza e l'eccellenza del concerto hard rock in assoluto, come potenza di suoni, come energia, come bellezza anche visiva, perché David Coverdale è veramente un frontman eccezionale, molto teatrale, come nella, diciamo così, pratica britannica, come dico sempre, gli inglesi, i britannici in questo sono veramente padroni del palco, ma soprattutto dei grandi teatranti anche musicalmente parlando, ma come presenza scenica e anche per quel che mimano e per quel che fanno sul palco con il pubblico. Quindi se avrete occasione, ve lo auguro, io me li sono visti ben quattro volte in giro per l'Europa e meritano, in vari paesi, ed ogni volta il David Coverdale è stato un mito, mi ha veramente entusiasmato ed emozionato, e anche con la sua voce, che naturalmente non è più ai massimi splendori, ma devo dire nonostante tutto l'ha un po' mantenuta a volte, un po' alle serate, però è sempre un grande, anche come modo di fare sempre carinissimo. Quindi dicevo che persuasi appunto da questo ambizioso progetto e questo grande frontman, tra il 1978 e il 1982 troviamo John Lord, che appunto era il tastierista dei Deep Purple, e Ian Pace, l'ex batterista sempre dei Deep Purple, con Cozy Powell dei Rainbow, altro gruppo storico per quanto riguarda il rock e l'hard rock, perché nei Rainbow troveremo anche il mitico Ronnie James Dio, che ho avuto anche il piacere di conoscere, pace all'anima sua, come dico sempre, perché era un piccolo grande uomo anche lui, in gamba ed eccezionale, e con Glenn Hughes, anche bassista, insieme ai Coverdale. Glenn Hughes, altra persona strepitosa, eccezionale anche lui nei Deep Purple, come sappiamo, e apparirà, diciamo, tutti quanti appunto nei Deep Purple, verrà fuori questo album Sleep of the Tongue. Naturalmente Glenn Hughes si occupa dei cori oltre che del basso, anche perché è cantante. E tre sono i brani dei Whitesnake del primo periodo che verranno modificati e poi riproposti in chiave decisamente heavy, molto heavy metal, alla fine degli anni 80, con nuovi innesti nella formazione. Si tratta di Here I Go Again, grandioso pezzo che adoro, Crying in the Rain, da Saint and Sinners, riproposte poi nel 1987, e Fool for Your Loving, da Ready and Willing, riproposta in Sleep of the Tongue, e naturalmente anche Fool for Your Loving è un pezzo strepitoso e fantastico che adoro e vi consiglio, e mi dà anche questa tanta 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 energia. Diciamo che dopo i dissapori sfociati nella dissoluzione dei Deep Purple nel 1976, quindi ecco perché parliamo anche, e ho scelto un po' così fra vari gruppi, fino all'ultimo non sapevo di quale parlarvi, ma diciamo dei Whitesnake che ve ne parlo perché provengono appunto da un po' dai Deep Purple. Dicevo appunto, nel 1976 il cantante David Coverdale rifiutò l'invito di unirsi al trio degli ex membri dei Deep Purple, cioè Pace, Ashton e Lord, e decise così di dare inizio alla carriera solista. Da una sua idea di perpetrare il sound duro dell'hard rock attraverso una variante imperniata del suo carisma vocale, però naturalmente molto melodico, e del grintoso stile heavy metal che si stava affermando proprio durante gli anni 70. Il cantante nel 1976 aveva tentato di reclutare anche il chitarrista degli Uriah Heep, Mick Box, altro grande che ho avuto il piacere di conoscere, e gli Uriah Heep, se avete naturalmente la fortuna di vederli dal vivo, meritano proprio. Io li avevo visti in Austria, li ho conosciuti, abbiamo fatto anche le foto assieme, e sono simpaticissimi come tutti i grandi, molto alla mano, molto meglio di tanti altri naturalmente, poi non è detto, da persona a persona dipende sempre come ognuno è fatto. E per questo, per questo nuovo progetto cercò di chiamare questo chitarrista degli Uriah Heep, ma senza averne successo. Coverdale poi collaborò con un suo vecchio collega, Mickey Moody, ex Juicy Lucy, Snafu e Frankie Miller, per assemblare una formazione di session player. I musicisti coinvolti, oltre a Moody, furono il bassista dei Deep Purple, appunto Roger Glover, l'ex bassista dei Juicy Lucy, Disley Harper, il tastierista degli Snafu, Tim Hinckley, e Simon Phillips alla batteria. Nel marzo del 1977 Coverdale realizza l'album solista Whitesnake, nella piena esplosione
esplosione del punk rock britannico. E in quegli anni poi ricordo che nacquero e vennero fuori anche i mitici Dire Straits, per me mitici, naturalmente per me cari, perché è il mio gruppo primario da cui provengo come diciamo così, non solo formazione ma anche ovviamente fan. E quindi dicevo, in quegli anni là il punk rock, come abbiamo già detto, britannico esplodeva, eppure c'erano altre varianti come queste. E questo disco era orientato su sonorità hard rock e molto R&B, quindi rock and blues, ed era stato composto durante il periodo in cui il cantante militava ancora nella formazione dei Deep Purple. La produzione venne infine affidata allo stesso Glover, già produttore di gruppi come i Nazareth, altro gruppo strepitoso. Ragazzi, scusatemi, anche i Nazareth ho avuto l'occasione di conoscerli e di incontrarli, specie dopo un concerto in Svizzera a Basilea. Gruppo grandioso sul palco e persone strepitose nella vita. Anche loro mi hanno accolto con estremo calore e naturalmente, devo dire, affetto anche. Non solo perché magari ero un fan o comunque una persona che era andato a vederli dall'Italia facendo tanta strada, ma anche hanno apprezzato per come sono e come mi sono presentato a loro e per quello che abbiamo scambiato. È stata veramente una serata emozionante. E se avrete occasione, se ci saranno ancora i Nazareth in tournée in giro, andateveli a vedere, che come sempre dico, questi vecchioni hanno tutto da insegnare e noi abbiamo tutto da imparare da loro sullo stare sul palco e sullo trasmettere le emozioni vere. Poi naturalmente produttore dei Nazareth, dei Spencer Davis Group, altro gruppo storico, degli Elf, di Ian Gillan, l'ex cantante di Pulp, di Judas Priest. Bene, e anche per questa volta è davvero tutto con The Rock Band History ed il vostro Gianluca.